So che ti stai chiedendo che cazzo sto facendo con questo dito puntato su questo foglietto bianco in cui ci sono quattro lettere ABCD in realtà. Non voglio insegnarti l'alfabeto, non voglio insegnarti a leggere e a scrivere perché quello lo sai fare fin da bambino quando te l'hanno insegnato. ABCD è uno schema che ti ho disegnato per spiegarti un concetto in realtà fondamentale. Intanto mi presento, sono Attilio Cordaro, sono il creatore accanto all'altro ragazzo con la giacca rossa che probabilmente hai visto negli altri video. Di laurearsi lavorando. Che cos'è laurearsi lavorando? È un sistema che ti permette di dare più esami con voti più alti se studi e lavori, quindi ti permette di aumentare la tua media, di aumentare il tuo piano di studi di voti belli e prosperosi, che probabilmente oggi, se stai guardando questo video, è probabile che tu non stia prendendo, non perché non ti impegni o non ci metti buona volontà, ma semplicemente perché studiare e lavorare è un lavoro, cioè nel senso è una cosa molto complicata. E l'università di per sé, l'università pubblica in particolare, anche quelle private in realtà, ma specialmente quella pubblica è molto 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 complicato. Questo schema BCD ti sintetizza in realtà un concetto fondamentale ed è questo: molti studenti come fanno a preparare le materie? Questo è uno dei problemi, probabilmente è anche il tuo sostanzialmente, il tuo problema fondamentale ed è il motivo per cui oggi non riesci a dare molti esami a sessione. Molti studenti cosa fanno? Danno una materia alla volta o ragionano per materie. Che significa? Io preparo la materia A, finisco di fare la materia A, al termine faccio la materia B, poi preparo la materia B. Dopo che finisco la materia B faccio che materie potrei fare? Ah, la materia C, preparo poi la materia C. E quindi ragionano ad una materia alla volta, come se si trattasse di un treno che ha più vagoni. Quindi faccio un vagone alla volta, boom, boom, boom. Materia A, poi boom, vediamo, materia B, ah, la materia C, poi la materia C, ah, anche la materia D. E quindi hanno una logica del preparare le materie. Preparare le materie è una delle cause più importanti, più gravi in realtà, del perché tu non riesci ad andare veloce all'università e ti stai chiedendo in questo momento come cazzo fai ad accelerare il tuo percorso universitario da studente lavoratore. Il motivo è proprio questo: tu prepari le materie, prepari una materia A, poi dopo la materia A ti chiedi quali sono le altre materie da preparare, quindi scegli la materia B, poi scegli la materia C, poi scegli la materia D. Questa logica del preparare una materia alla volta in realtà ti porta alla rovina. Perché? Perché non ti permette di avere una visione d'insieme. Perché ti faccio un esempio molto concreto: se la materia A è di 100 pagine e la materia B è di 100 pagine, e tu prepari prima la materia A e poi la materia B, e la materia C e la materia D sono materie di 1000 e 1000 pagine ciascuna, tu finisci per preparare queste due le prime di tutti, quindi nei primi appelli, ma poi ti trovi a preparare la materia C e la materia D, che sono più pesanti perché sono da 1000 pagine ciascuno, magari in 2 settimane, quindi devi preparare due materie da 2000 pagine in tutto in 2 settimane. Capisci bene che magari non ci arrivi proprio perché studi e lavori contemporaneamente e hai poco tempo per studiare. Questa è la causa fondamentale per cui tu non riesci a dare esami all'università, perché ragioni da materia a materia. Perché? Perché probabilmente avresti dovuto prima preparare la materia D, poi preparare la C e poi le altre due. Se tu ragioni con la logica da una materia alla volta, non ti rendi conto in realtà che qualche materia che stai preparando dopo, in realtà dovevi prepararla prima. E questo ovviamente ti compromette tutta l'intera sessione. Io e Nicola, l'altro ragazzo con la giacca rossa, che vedrai nei prossimi video, se ne vedrai altri, o hai già visto, se ne hai già visti i video nostri, portiamo avanti in realtà una rivoluzione in realtà nel panorama italiano della formazione per studenti, e cioè un altro concetto. Tu non devi preparare materie, devi preparare la sessione. E il concetto che noi portiamo avanti è quello di studio strategico. Che significa studio strategico? Lo studio strategico in realtà è un concetto per cui tu, ogni volta che ti prepari ad affrontare una sessione, devi avere chiara la visione d'insieme di tutte le materie che devi preparare. Perché tu magari devi abbinare la materia A con la materia C e la materia B alla materia D. E quindi devi abbinarle in questo modo. Noi spieghiamo agli studenti proprio come abbinare le materie fra di loro, come dividere il tempo di uno studente lavoratore che può dedicare ovviamente nell'arco delle sue giornate per ogni singola materia e monitorare se questo andamento va bene oppure deve essere rivista qualche cosa. Questa visione è lo studio strategico. Lo studio strategico è quello che ti permette di avere un quadro di insieme. Proprio da avere, ancora prima di toccare i libri, tu prima ancora di toccare i libri devi sapere se devi preparare la materia A con la materia C e la materia B con la materia D. E non invece finisci la materia A, preparo la B, preparo la C e vai avanti così. Devi avere una visione d'insieme
grande e chiara ancora prima di toccare i libri, perché questo ti consente di ragionare e di dare il massimo per ogni sessione. Una strategia che voglio darti in questo video, ovviamente questo è proprio un sistema, diciamo, molto molto diciamo dettagliato, che noi spieghiamo proprio all'interno del sistema Laurearsi Lavorando, che è il sistema che, ti ripeto, io e Nicola, se non te l'ho già detto in realtà prima, io e Nicola abbiamo creato un sistema che si chiama Laurearsi Lavorando, che serve proprio a dare più esami con voti più alti se studi e lavori. Una strategia che voglio però darti in questo video immediatamente è quella di fare molta 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 attenzione al fatto che ogni esame è diverso dall'altro. Non è che la materia da 100 pagine non è uguale alla materia di 1000 pagine. Sono due tipi di esami diversi. Perché? Perché la mole di studio da avere per ogni singolo esame è diversa. Fare peso su questa cosa, fare attenzione su questa cosa, ti permetterà ovviamente di evitare errori banali ma che ti compromettono la sessione, come preparo prima la materia più facile così mi sento motivato e poi faccio la materia un po' più difficile e poi la... No, cioè non è l'emozione che ti guida. L'emozione lasciala da parte. Devi farti guidare dalla razionalità. La razionalità ti dice che tu devi toglierti prima il peso più grosso e quindi devi mettere la materia C, che è quella o la D, da 1000 pagine, prima della materia facile. O comunque abbinare la materia lunga e pesante da 1000 pagine con una materia più facile da 100 pagine. Se tu ragioni in questo modo, probabilmente riesci a fare che tra il primo e il terzo appello di una sessione, ipotizzando che una sessione sia formata da 3 appelli, tra il primo e il terzo appello riesci a darti materia lunga e pesante con materia facile, materia lunga e pesante con materia facile. Fai due abbinamenti diversi e riesci a darti 4 materie anziché 2 e mezzo o 2 soltanto. Perché? Perché ovviamente poi va a finire che hai dato 2 materie facili. Al terzo appello ti prepari la materia lunga e pesante, ma non ce la fai perché in una settimana o 10 giorni devi preparare una materia da 1000 pagine. Non è detto che ce la fai. E quindi salta una materia. Se fai così, no, ipotizzando che tu hai 4 materie e te ne salta una sempre e una in forze, facendo proprio il caso che tu riesci a fare in 3 appelli queste 3 materie, te ne salta sempre una. E significa che tu in un anno salti 3-4 materie e questo significa andare fuori corso. Se tu vuoi riuscire a dare 4 materie in una sessione, devi ragionare con la logica, con lo studio strategico, cioè dai la materia facile con la materia più lunga e pesante, la materia facile con la materia più lunga e pesante. In questo modo hai 1100 pagine, 1100 pagine da preparare tra il primo e il terzo appello in 3 appelli, e in questo modo riesci o quantomeno aumenti le probabilità di superare tutte e 4 le materie e non ti porti dietro quell'ultima materia, la materia D, che in realtà non ti dai mai, e la materia C che rimane sostanzialmente nell'improbabilità, cioè nel senso che cioè, non entra probabilmente. Quindi, come vedi, già questo concetto ti aiuta a ragionare in modo diverso e ti ripeto, la visione che devi avere per l'esame, per dare più esami che puoi ad ogni sessione non è la visione da materia a materia, ragiono materia A, materia B, materia C. No, devi ragionare con uno studio strategico, cioè avere chiara una strategia ancora prima di toccare i libri e evitare errori banali come questo che ti ho fatto vedere. Ragiono emozionalmente, siccome mi piace la materia A, è più facile, la do, poi mi sento motivato, poi do la materia B, poi mi sento motivato dalla materia C. No, sbagliato, cioè devi ragionare, devi metterci la testa e devi fare abbinamenti di questo tipo, quindi te lo scrivo proprio. Fai questo tipo di abbinamento, la materia A con la materia C e la materia B con la materia D. Proprio perché ti aiuta a ragionare in questa logica ed evitare errori banali che possono compromettere tutto il tuo percorso universitario. In questo video è tutto, io ti ringrazio per averlo visto, in realtà dovresti tu ringraziarmi per averlo visto perché ti ho dato dei contenuti davvero avanzati, anche se semplici. E se vuoi approfondire trovi dei link qui sotto a questo video, Laurearsi Lavorando, segui anche il nostro blog laurearsilavorando.com. Pubblichiamo un video al giorno dal canale YouTube Laurearsi Lavorando, quindi iscriviti e clicca sulla campanellina a fianco per ricevere notifiche per strumenti, tattiche e strategie per conciliare studio, lavoro e vita privata. Io sono Attilio Cordaro, piacere di conoscerti e a presto.